siamo in crociera. Non lo so, quella ho sentito solo Ponte 6. Adesso possiamo fare un giro della nave. Solo che io ho uno zaino tipo gigantesco e uffa. Guarda la nostra tratta. No, non è la nostra. È questa la nostra nave? Hanno visto il dubbi. Ah, questa è Tosca. Costa Toscana. La nostra è Costa Smeralda. Va bene, vediamo che cosa fare, perché io che faccio arrivo. Mamma mia, ragazzi, siamo usciti fuori, a parte il caldo. Dove vai? Bello. Questo è il culo del mio, di mio marito. Oh, ecco la prima piscina. Ta-da! Scivoli. Chi scende direttamente là? Wow. Wow, wow. Peccato che non abbiamo i costumi, li abbiamo in valigia. Abbiamo trovato la camera. Pensavamo non fosse pronta, invece è questa qui. E Giampaolo è già entrato. Da 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 da. Ecco qui. Perché sei aggobbato? Letto. Televisore. Divanetto. Vabbè, molto velocemente. Poi facciamo il room tour. E qua che abbiamo? Il balconcino. Poi la vediamo il bagno. Primo pranzo. Abbiamo già riempito il tavolo. Le focaccine. La cosa più buona e che più mi manca della crociera. Fantastico. Si inizia ad ingrassare. Ho sempre la faccia orribile. Perché non ti sistemi? Ormai stasera per uscire. Ragazzi, oh mio Dio, guardate, si muove. Si vede che si muove. Si capisce secondo te che si muove? Mi offro qualcosa da bere, per favore? Sì, ti offro io. Non so come funziona. Andiamo, osservare. Si sta muovendo, siamo in navigazione. Non ci credo, aiuto. Wow, no, là c'è qualcosa. Palermo. Che bello il rumore del mare. Abbiamo fatto mangiato. Devi spiegare che racconta cos'è. Che cosa abbiamo fatto proprio oggi. Questo volevo che raccontassi. Intanto siamo seduti qua. Allora, oggi siamo stati prima al buffet, la cena a buffet, diciamo, dove entri e mangi quello che vuoi. Siccome era tardi, abbiamo comunque mangiato tantissimo. E abbiamo pensato bene di venire qui al ristorante, tanto si mangia. Perché in sostanza noi pensavamo che si mangiasse soltanto di sera, soltanto in questi ristoranti serviti. Invece ci hanno detto che il buffet era aperto, quindi mancavano 5 minuti alla chiusura. Siamo andati di corsa, siamo andati a mangiare là. Aspettate il prenoto. Dicevamo, stiamo dicendo che abbiamo preparato un altro piatto di pasta con il dolce. Questo per me è il terzo di questa sera, quindi penso che non riuscirò a sopravvivere. Ed è ancora neanche il primo giorno, possiamo dire. Quindi oggi a pranzo abbiamo mangiato pasta
quattro tipi di pasta diversi, lasciando perdere tutte le altre cose. E poi adesso siamo stati al buffet, io ho mangiato gli spaghetti col ragù e un pochino di affettati. Io ho mangiato gli spaghetti miei e la pasta col pesce. E adesso invece stiamo... ho preso la lasagna con la besciamella e lui un altro piatto di pasta che secondo me lasceremo, mi dispiace tanto, dirò, però vogliamo provare. Io lo mangio. No, io ci provo pure. E poi io ho preso il ridolce. Bellissimo. Hai prenotato il bagno con l'app? Il bagno? Sì, poi devo andare in bagno. Ah, ok, prenotiamo il bagno. Anche questa è andata. Io mangio il mio, mangio pure quello che lasci tu. Aspirapolvere Dyson. Dai, ce la vuoi fare? Comunque è buonissima. Ecco, piatto di Giampaolo con il pesce, poi... Buonissima la lasagna con la besciamella, buonissima come piace a me. Ottimo. Ora aspettiamo anche le bevande che abbiamo scoperto. In realtà... No, scherzavo. Il nostro cameriere non è molto simpatico, direi. Fa finta di non sentirci. Ah, eccole, eccole qua. Grazie. Cheers. Questa per andare a dormire? Crollare direttamente. Perfetto. Coca-Cola. Guardate che bontà è arrivata. Ma che bontà. Mio marito. Si è aperto. Ma che cos'è? Non gli piace. È amaro. Ci sarà il fondente? No. Vai nel cuore. Ah, ecco, ho cambiato idea. Mangio solo il cuore. Cosa ci sarà lì? È amaro. C'è caffè? Ah, è al caffè. Comunque è bello. I piatti buonissimo dentro. Impiattati molto bene. Jack, ci vieni con me? Siamo a Pruppa. Pruppa. Ragazzi, devo per uscire. Aiuto! Fuori? Sì! Io! Ci sta meglio! Sì, sta meglio fuori che dentro! A parte il vento! Oh mio Dio! C'è il mare! Maria, un po' d'ansia! Non si vede niente! Anche a me viene un po' d'ansia! Oddio, no. Guardate, andiamo, va. Facciamo la parte come nel film Titanic, ti metti là dietro. No, fai la finta che vuoi buttare, io ti prendo. No. Ah, ma mettiti là, proprio lì, e balli. Sono pagliaccio, non ho capito. E fai il cretino. Cos'è? I prossimi anni al Colosseo, che bello! Please don't stop the music! Boom, boom, boom. Sei rilassato? Rilassato! Dai! Quando dici tu ti faccio... Non ci posso fare niente, quando dici tu ti faccio la foto. Nel video c'è il flash. Ah, lo vedi che figa? Ah, sei furbo allora. Day 2. Buongiorno. La fede. No, non ci credo, già. A primo giorno ti dimentichi la fede? Fonte 8. Jack 8. Fonte 8. Jack 8. Yeah! Andiamo a mangiare colazione. Colazione. Vista mare. E vista marito. Beh, diciamo che adesso mangio questi pancake
e basta. Mi sto volando il telefono! Telefono in mare! Ok, Cinzia, calmi, calmini. Che bello che è, raga! Ma io ve l'ho fatto vedere questo. Ho la fede. Oh mio Dio, la fede al dito, quell'idiota è mio marito. Scema! Me lo so sposata, forse ero ubriaca. Siamo a Civitavecchia e siamo a Roma. Ok, siamo pronti a buttare 20 centesimi. Sei pronto? Sì, sì. 3, 2, 1, via. Non lo so, nemmeno io. Momento relax dopo essere stati a Roma. Un bambino. No, è una delle cose. Un bambino. Belle che abbiamo fatto. Dopo essere stati a Roma a soffrire il caldo, siamo qui dentro a soffrire il caldo. È caldissima l'acqua, è vero? Bellissima. Troppo calda, sinceramente, però è rilassante. Siamo in ritardo per lo spettacolo! Siamo arrivati! Nella seconda puntata di Viaggio di nozze. Ma ragazzi, non ci posso credere. No, vabbè.